Salve gente, allora continuiamo con l'ultima parte del Conchi di Guerre Rapi. Oggi vediamo il forecast delle ore. Quindi, l'altra volta eravamo rimasti in questa situazione, lo vedete a video. Potete avere questo tipo di conchi con gli alerts del forecast, oppure questo tipo con gli alerts degli sport, e quindi dovete fare un alert, un conchi a parte per gli alert del forecast. Oggi vediamo il conchi orario, quindi questo conchi è diviso in 4, quindi avrete 4 file conchi principali che avvieranno ognuno un conchi di 6 ore. Quindi vedete a video il totale di quello che vi apparirà. Ovviamente voi siete potete decidere se utilizzarli tutti e 4 oppure solo quelli che vi interessano. Quindi andiamo a vedere a video i 4 conchi principali nella cartella della home. Eccoli qui, quindi i 4 conchi principali sono quelli evidenziati. Ne apriamo uno. Allora, qui all'inizio ci sono sempre le solite impostazioni che voi potete settare come volete. Qui c'è il caricamento dello script forecast in Python e poi qui comincia, mostra la prima ora, qui mostra la seconda ora e così via. Questo per il primo conchi sono le prime 6 ore. Gli altri sono uguali, solo che partiranno ovviamente. Questo qui è il secondo dall'ora 7 fino alla dodicesima e così via per tutti gli altri conchi. Quindi all'interno della vostra cartella punto conchi, dentro weather, weather api, forecast, abbiamo già visto l'altra volta che questo script qui vi prenderà tutti i dati del forecast orario e anche del forecast giornaliero. Quindi andiamo a vedere un conchi cosa conterrà. Quindi apriamo una immagine, quindi lo vedete a video, sono 6 strisce, quindi ogni striscia un'ora. Ci sarà sulla sinistra l'icona relativa al meteo di quell'ora, poi la descrizione, lo vedete in rosso, poi c'è la temperatura, poi di fianco la temperatura sentita, la velocità del vento e così via per tutti gli altri dati, la copertura delle nuvole, la visibilità e vedete i dati che sono che è possibile mettere in base allo spazio e poi a destra l'ora e il giorno relativi a quella striscia. Quindi questo è tutto per il forecast orario e quindi noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao.